Oggi è una bella ricorrenza, il 27 settembre, le quattro giornate di Napoli, quando ci siamo liberati da una famosa data storica. Quindi siamo pronti a celebrare nel palazzo più bello che c'è a Napoli, Palazzo San Giacomo, nella Napoli più bella città a livello mondiale, da me amata. Siamo prontissimi per questa nuova avventura, ahimè con un po' di infortunati, la dice lunga, ma dopo la pioggia a Napoli torna sempre il sole, il famoso solo mio che c'è soltanto a Napoli. Noi siamo pronti a prenderci questa bella avventura, iniziarla bene come l'anno scorso e portarla a termine. Ciò che differisce in modo sostanziale è la qualità del campionato. Credo di non scoprire l'acqua calda dicendo che la 2 è probabilmente un campionato più ricco di fascino, di equilibrio rispetto alla stessa 1, quindi sarà una stagione molto molto dura, molto importante farsi trovare da subito assolutamente pronti. Crediamo molto in questa squadra, crediamo molto in questi ragazzi, crediamo molto in questo progetto. Ci teniamo perché dal nulla viene fuori una bella esperienza, una bella storia di sport, una bella storia di basket, di questo sport che ha tanto bisogno di stare nelle grandi città e non soltanto nelle province. Quindi vogliamo essere al fianco di questi ragazzi, vogliamo essere al fianco di questo progetto. Giocarsela con tutti, rimanere in Serie A2, consolidare la presenza nel panorama nazionale e magari raggiungere i play-off. Dopo la promozione dello scorso anno, la stagione del Cuore Napoli Basket comincia con entusiasmo, nonostante un notevole numero di infortuni avvenuti negli ultimi giorni della preparazione. Domenica prossima alle 18 la prima partita contro una delle favorite del torneo, l'Eurobasket Roma al Pala Barbuto di Fuorigrotta, riconfermato come sede sia degli incontri in casa sia degli allenamenti. Rientra tra quegli impianti che metteremo a posto con l'Universiade, quindi gli daremo per l'anno prossimo una veste completamente nuova, un parche nuovo, illuminazione nuova, spogliatoi nuovi, aumenteremo la capienza, insomma ci saranno degli investimenti importanti, come dire, chissà, stiamo prevedendo un futuro ancora migliore, un futuro da Serie A, un futuro insomma da Europa, da un'Europa internazionale, quindi da gare internazionali che possano dare anche il senso di questa città.